Ormai non ci sono più dubbi. Dopo un infarto, il livello di colesterolo LDL deve scendere sotto la soglia di sicurezza, e di molto. Perché più basso è, meglio è, come è stato confermato da uno studio scientifico con oltre 18.000 pazienti e una durata di quasi 9 anni. Un obiettivo possibile grazie alle recenti terapie che sfruttano la doppia inibizione del colesterolo. Oggi il colesterolo LDL si combatte con le statine, si abbassa con le statine ma anche molto con l'esercizio fisico. Conviene utilizzare delle buone dosi di statine ma associarle a quello che oggi è un farmaco già in commercio, rimborsabile, si chiama ezetimib, che è un inibitore selettivo del riassorbimento del colesterolo e che permette di minimizzare la quantità di farmaco, di statina che si assume, quindi minimizzando anche gli effetti collaterali delle statine, ma sicuramente con un grande risultato, quello di potenziare enormemente l'abbassamento del colesterolo LDL per portarlo a valori sotto i 70, meglio ancora se 60 o anche 50, perché questo previene l'insorgenza di un nuovo infarto, previene l'insorgenza di malattie vascolari periferiche, ma anche di ictus cerebrali e soprattutto allontana la possibilità di avere nuovi eventi cerebro e cardiovascolari. Da un paio di mesi è disponibile per la comunità dei medici uno studio molto importante che si chiama Improve It, e questo studio racconta una buona notizia, e la buona notizia è questa: se con la combinazione di due medicine noi riusciamo ad abbassare i valori del colesterolo LDL, quello cattivo, al di sotto di una soglia importante, per intenderci al di sotto di 70 mg decilitro, ne traiamo un beneficio che dura, a patto che la terapia continui, per tutta la vita del paziente. Quindi il concetto non è abbassare di poco il colesterolo, ad esempio solo con la dieta, qualche sterolo vegetale, no, è abbassarlo molto, abbassarlo drasticamente, consci che questo abbassamento si traduce in risultati positivi e non in effetti indesiderati. Dalla città intelligente alla città sensibile, e questo è il messaggio della ricerca dal titolo Vivere la città con la sclerosi multipla, firmata da Eurisco nell'ambito del laboratorio Smart Cities e Sclerosi Multipla promosso da Biogen. La ricerca è il punto di partenza per un laboratorio multidisciplinare dedicato al progetto di spazi più vivibili, perché una città è davvero intelligente quando sa mettersi al servizio del superamento della disabilità. Ma l'aspetto più interessante di quella che oggi viene chiamata Smart City, a noi piace più usare il nome Sensible City, una città capace di sentire, una città sensibile, ecco, è proprio il fatto che può rispondere meglio ai cittadini. E questo è fondamentale nel campo della disabilità in generale, perché il concetto di disabilità, come dicevamo oggi, non è qualcosa di assoluto, ma è qualcosa che si misura in relazione all'interfaccia con l'ambiente che ci sta attorno, in questo caso con l'ambiente urbano. Isolare una persona non vuol dire solo privarlo della possibilità di contatti, vuol dire ridurre la sua capacità di elaborazione mentale, vuol dire restringere il suo futuro da tutti i punti di vista. Ora che abbiamo, grazie a nuove medicine, la potenzialità di migliorare molto l'evoluzione della malattia, molte volte anche addirittura di arrestarla, diventa essenziale riuscire ad accompagnare questo con un intervento che migliori anche ciò che sta intorno al malato per dargli una pienezza di vita. La sclerosi multipla è una malattia cronica degenerativa, è diventato un modello di complessità, di cronicità, e quindi è giusto che debba essere gestita nel migliore dei modi da tutte le persone che oggi in qualche modo ne hanno a che fare. Stiamo pensando chiaramente non solo ai malati ma anche ai loro familiari e come riuscire a facilitare la vita di queste persone. Noi di Biogen siamo ovviamente da sempre attenti al tema della ricerca e sviluppo, abbiamo cercato in questa occasione di identificare delle modalità per consentire un dibattito finalizzato a rendere più facile e più agevole la vita di queste persone. Uno squilibrio tra i batteri intestinali si manifesta con dolori addominali, diarrea, problemi digestivi e altri spiacevoli stati di malessere. Questa condizione si chiama disbiosi intestinale e può essere trattata con probiotici ben selezionati e studiati, tra cui alcuni specifici ceppi di lactobacilli e bifidobatteri che favoriscono il ripristino dell'equilibrio intestinale. Non tutti i probiotici sono uguali e intercambiabili. Più della quantità dei ceppi probiotici utilizzati, ciò che conta è la qualità. Cosa sono i probiotici? I probiotici sono dei batteri vivi che producono una serie di sostanze benefiche per l'intestino
che se somministrate in quantità elevate e se capaci di superare la barriera gastrica, i succhi duodenali e di aderire all'epitelio intestinale, possono attuare una serie di strategie positive che correggono la disbiosi e di conseguenza anche i sintomi della sindrome dell'intestino irritabile. Molte sono infatti le evoluzioni scientifiche alla ricerca di ceppi selezionati appartenenti al gruppo dei lattobacilli o ceppi selezionati appartenenti al gruppo dei bifidobatteri per combinarli in maniera opportuna per una scelta efficace ma soprattutto sicura. Il futuro sarà quindi scegliere miscele di probiotici o probiotici singoli ben selezionati che possono arginare questo aspetto. Modificando la dieta e assumendo una corretta formulazione di probiotici ricchi di lattobacilli e di bifidobatteri nelle giuste proporzioni, hanno un'azione sinergica nel migliorare decisamente la sindrome metabolica. Hanno un effetto anche ipocolesterolizzante, possono abbassare la glicemia, possono favorire l'assorbimento di vitamine che molte volte sono ridotte con la nostra dieta, favorire l'assorbimento di sali minerali come il calcio, cioè il magnesio, oltre alle funzioni che sono tutte note di migliorare sia l'immunità, sia di migliorare la sintesi di vitamine, sia nell'avere miglioramento delle disbiosi. Approvati dall'Unione Europea e disponibili anche in Italia, i primi unici dispositivi per la neurostimolazione cerebrale profonda compatibili con la risonanza magnetica di tutto il corpo. La neurostimolazione cerebrale profonda è una terapia indicata nella malattia di Parkinson che prevede l'inserimento chirurgico di un sottile elettrocatetere all'interno del cervello che viene poi collegato tramite un'estensione a un piccolo neurostimolatore. Si tratta di uno stimolatore che può essere paragonato a un pacemaker cardiaco, tranne che gli elettrodi vengono posizionati in strutture profonde del cervello. È utilizzata nella stragrande maggioranza dei casi nella malattia di Parkinson. Ovviamente non guarisce la malattia, ma cura la maggior parte dei sintomi, cambiando in maniera drammatica la qualità della vita di questi pazienti. Il fatto di avere una possibilità di fare la risonanza che finora era preclusa, ovviamente è una tappa molto importante nella storia della stimolazione cerebrale profonda, sia per il medico perché consente con il controllo postoperatorio di valutare la posizione degli elettrodi rispetto alle strutture che noi vogliamo andare a stimolare, ma soprattutto per il paziente. Inviando una piccola corrente elettrica in questa regione del cervello, le persone si muovono meglio. Questo fa sì che le terapie mediche vengano ridotte, quindi c'è un risparmio di farmaci, quindi anche di sovraccarico dell'organismo, perché comunque i farmaci del Parkinson hanno un'azione in tutti gli organi. E quindi le terapie mediche si riducono in genere del 60%, e la terapia restante serve a rifinire un po' la terapia, mentre la stimolazione profonda rappresenta un po' la somministrazione di base, il miglioramento di base, e le rifiniture si fanno con la terapia medica. I nostri pazienti migliori, operati ovviamente in mani eccellenti, sono in grado di ridurre la terapia dopo intervento di DBS del 70%, le discinesie, i movimenti involontari sono quasi scomparsi, direi che si riducono del 90-95%, e anche i blocchi motori si riducono moltissimo. Il paziente fa quasi un salto indietro e si ricolloca intorno, diciamo, al quinto, sesto anno di malattia. Quindi è effettivamente un avanzamento di ordine terapeutico molto importante. Il miglioramento continuo degli esami di laboratorio e in particolare di quelli microbiologici richiede la formazione di una rete di eccellenze. La riorganizzazione delle oltre 50 strutture di microbiologia clinica che operano in Italia costituisce un passo concreto nella direzione di una sanità più efficiente ed economicamente sostenibile. È un ruolo importante nell'evoluzione della microbiologia e verrà dalle imprese a maggiore capacità innovativa, capaci di introdurre nuovi test per esami sempre più rapidi ed efficaci. La proposta che noi facciamo
riguarda soprattutto i laboratori dispersi, i laboratori in cui la microbiologia viene eseguita per pochi test, con personale magari esperto ma che non può esprimere al meglio la propria professionalità. Noi riteniamo opportuno concentrare queste risorse, queste strumentazioni e questi professionisti della microbiologia in centri deputati per grandi numeri, ma soprattutto per grandi professionalità e per test diagnostici di elevata importanza. Il mondo della diagnosi delle malattie da infezione è cambiato moltissimo negli ultimi anni, grazie a una serie di nuove tecnologie che sono state approntate dalle ditte di diagnostici e grazie anche al fatto che la patogenesi delle malattie da infezione è stata molto studiata e tanti risultati sono emersi. Adesso ne sappiamo tanto di più e la tecnologia ci offre dei mezzi assolutamente incredibili fino a pochi anni fa. Il valore del microbiologo in collaborazione con le aziende può veramente portare un risparmio all'interno del mondo della sanità pubblica, considerando tutto quello che stanno proprio dicendo in questo momento in cui la spesa sanitaria è sotto forte pressione e quindi compito delle aziende è anche quello di aiutare e capire le esigenze del laboratorio e soprattutto mettere al di sopra di tutto le esigenze del paziente. Secondo i risultati di uno studio italiano condotto dall'Istituto Multimedica di Milano e dalla Scuola di Medicina dell'Università di Bologna, in futuro probabilmente sarà possibile riprodurre la rigenerazione delle cellule, contrastandone il decadimento. Sono già in fase avanzata le prove sull'utilizzo di queste metodiche su pazienti con psoriasi, mentre l'obiettivo futuro è riuscire a bloccare le malattie degenerative come l'Alzheimer e il Parkinson. In pratica noi quello che abbiamo fatto è individuare tutte le fasi di sviluppo e di differenziazione di queste cellule e utilizzare i vari fattori che sono presenti in quelle fasi per indirizzare il destino, come si diceva, sia delle cellule patologiche come quelle della psoriasi o quelle tumorali, riprogrammandole, sia di impedire la degenerazione nel caso di varie malattie come la neurodegenerazione e sia anche di regolare alcuni geni che impediscono l'invecchiamento delle cellule. Siamo in grado, da un lato, di impedire alle cellule di invecchiare, dall'altro invece di mandarlo all'opposto verso la differenziazione, il rallentamento della moltiplicazione o addirittura la morte cellulare programmata. Tutto questo avviene in modo fisiologico, senza manipolazioni genetiche, ma utilizzando le informazioni che fanno parte di questo codice della vita. La grande scoperta e tutti gli elementi dell'organismo hanno tutte le informazioni che è necessario per fare l'organismo un'entità vivente. Dunque possiamo prendere un parte, inserire nell'organismo e un parte che non funziona può essere riprogrammato. La riprogrammazione cellulare, questa è la base applicata alla pratica, la nuova paradigma della scienza, il paradigma olistico basato l'informazione unitario nel corpo.